tutti e benvenuti in questo primo video Send Innovation, perché io di solito vado su YouTube e vedo tutte queste youtuber super carine che dicono benvenuti in questo nuovo video, e invece no, questo è il mio primo video sul mio canale e l'idea è nata in realtà, ragazzi, perché tutte le mie amiche, insomma, quando io faccio shopping o mi succede qualcosa, vogliono poi ovviamente vedere che cosa ho comprato, dove sono state, eccetera eccetera. Allora ho detto, sai che c'è, faccio un canale YouTube anche io e ci troviamo qui e faccio questo super mega haul. Magari non sarà sempre un super mega haul il video sui miei canali, però insomma mi attiverò per creare contenuti interessanti. Allora, però, come primo video mi piaceva troppo il video haul. Poi, insomma, ci sono delle cose proprio carine, perché non so se avete letto dal titolo, ci saranno cose ovviamente che ho comprato da Primark, delle cosine che ho preso da H&M con i saldi e poi altre cose di altri negozi. Però, insomma, cercherò di andare abbastanza veloce e in questo video non ci saranno tagli o cose strane, perché insomma mi devo ancora adoperare per tutte queste cose, quindi non iniziate a scrivermi a quella cosa non la dovevi dire, oppure la luce fa schifo, oppure l'inquadratura non mi piace, eccetera eccetera. Allora iniziamo subito con il mondo di Primark. Che meraviglia, ragazzi, il mio mondo. Allora, ho già tirato fuori delle cosine di Primark, sono qui sul tavolo, poi ovviamente ogni volta mi chiederò per prendere le altre cose. Allora iniziamo subito. Da Primark ho comprato questo pigiama, guardate che carino, canottiere e pantaloncino con il pandino, con scritto free hugs, abbracci gratuiti, che tenerezza, pagato 6 euro. Poi ho preso una cosa che mi piaceva un sacco, in realtà ricorda, diciamo, una cosa firmata, ed è questa qui, ed è questa borsina che ricorda un pochino il modello Bottega Veneta. Non è solo Primark che la vende, per esempio anche da H&M ho visto che c'era un modellino simile, però il prezzo di Primark è assolutamente super favorevole. Questa l'ho pagata 10 euro ed è una pochettina in rosa antico, in camera sembra più chiara però in realtà è più rosata, vedete, fatta così, e poi all'interno c'è anche la sua catenina, quindi si può portare sia a mano sia a tracolla. Mi piaceva troppo il trend dell'estate e l'ho comprata. Poi ho preso questa diciamo magliettina fatta così, molto semplice, di quelle che rimangono un pochino più larghe sotto, con questa rouge qui bianca, 100 cotone, ragazzi, perché da Primark si compra bene, oltre per il prezzo ma anche per la qualità dei tessuti. Questa qua l'ho pagata 11 euro. Poi ho preso sempre da Primark, questa in realtà è da uomo. Allora, Primark non fa, diciamo, delle promozioni, cioè non ci sono proprio i saldi da Primark, però alcuni articoli però insomma c'è un ribasso e una reduction. Questa camicia da uomo costava 10 euro, in realtà l'ho pagata 5, è semplicissima, 100% cotone, taglio slim, e questa qui è destinata ad andare nelle mani di mio fratello, quindi Andy, se vedi questo video, questa camicia è per te, molto semplice, anche questa 100 cotone. Ora tiriamo su, che fatica la vita. Allora, sempre da Primark, che vedo qua che era rimasto in giro, ho preso questo mini smaltino, guardate, color rosa pink, è una mini size, uno smalto ovviamente semplicissimo, però l'ho pagato 1 euro. E poi ho preso questi qua che sono gli scrunchies, mi piacevano un sacco, sono un po' il trend dell'estate anche questi scrunchies colorati in tulle, però diciamo su Instagram io li ho cercati, costavano anche un sacco di soldi. Questi qua li ho pagati 3 euro e sono questi due scrunchies, vedete, in tulle a qua. Andiamo avanti, sempre da Primark ho comprato, tra le cose utili, questi dischetti di cotone, una confezione costa solo 75 centesimi, quindi come potevo non comprarne 3. Quelli del supermercato sono molto meno e costano comunque 1 euro, 1,10 euro. Sempre, diciamo, sezione smalti, quindi diciamo nel beauty,
ho preso questo set, vedete, sono due smalti dello stesso colore, questo sarà una specie di rosa un po' più acceso, non tanto pastello, e c'è la mommy size e la mini size. Mi piaceva troppo così, quella, la confezione grande la tengo qui a casa, mentre quella piccola me la porto in viaggio, in vacanza. Come la magliettina bianca di prima, ho preso anche questa qua, il modello è sempre lo stesso, però è a righine azzurre. Vedete, a me queste piacciono molto, sono fresche, sul jeans, su una gonnellina di jeans, pantaloni bianchi, stanno benissimo. Anche questa l'ho pagata 11 euro, rigorosamente 100 cotone. Poi qua abbiamo 5 paia di calze cotone, 3 euro. Ho preso, mi piaceva tantissimo questa minigonnina di jeans, e è una gonna di jeans che rimane un pochino a vita alta, e questa anche 100 cotone, e l'ho pagata 11 euro, è molto semplice, però non avevo una gonna di jeans, quindi ho detto prendiamo la gonna di jeans. Poi ho preso questo costume, vedete, triangolino, sempre a righine bianche azzurre, con il suo slip molto semplice. Questo qua però, ragazzi, l'ho già lavato perché il weekend vado al mare e quindi non so i prezzi, però immagino di non avere pagato, diciamo, il set più di 11 euro, quindi ottimo. Un costume di ricambio, non si butta mai. Ho preso questi pantaloncini sempre in denim, sono un denim molto chiaro, forse in camera sono addirittura più scuri di quello che sono nella realtà, 100 cotone, 11 euro. Anche questo modello è sempre un pochino a vita alta rispetto, diciamo, alla vita classica, però mi piaceva moltissimo, quindi anche questo acquistato. Poi ho preso questo top che ho già utilizzato, qui è tutto arricciato, vedete, è bianco e nero, sembra una fantasia fiorellini, anche se secondo me non sono proprio fiorellini. L'ho pagato 6 euro, l'ho già indossato ed è veramente comodo e carino per l'estate, va benissimo. Abbiamo ancora questi pantaloncini, sempre 100 cotone, a vita alta. Questi non sono in jeans, anche se può sembrare in jeans, ma no, cioè hanno il colore, diciamo, del denim, però non sono in jeans. Sono freschissimi, questi li ho già utilizzati, sono davvero carini, hanno una cintura, vedete, anche qua, vediamo se riesco a prendere, eccoci qua, che si può appunto chiudere quando si indossano, oppure si può eventualmente togliere, a me piaceva l'ho tenuta, e questi grandi tasconi. E questi anche li ho pagati 11 euro, di questi il prezzo me lo ricordo, molto molto carini, molto freschi. E abbiamo una gruccia che non c'entra nulla. Abbiamo altri scrunchies, quindi se andate da Primark con gli scrunchies vi potete sbizzarrire. Questi qua sono a quadretti rosa, bianchi e rosa e bianchi e azzurri, ce n'era un terzo che ho già utilizzato che era invece sui colori del beige, 3 pagati 3 euro, stessa cosa questi qua che sono proprio in super mega tulle, tutti colorati a righine e anche qui a quadrettini bianchi e rosa, e anche questi li ho pagati 3 euro. Sempre nella sezione pigiami ho comprato anche quest'altro modellino di pigiama, questo qua ha la sua magliettina, vedete, molto semplice, con ovviamente le maniche corte, quindi non è una canotta, e il suo pantaloncino semplicissimo. Questo è un colore, diciamo, verde, verde mela, comunque anche un po' pastello, coi pois bianchi, e questo qua l'ho pagato 6 euro. E poi ho comprato anche un paio di scarpe, perché da Primark c'è anche il reparto scarpe, aiuto. E ho preso questi sandali che sono, secondo me, bellissimi, sono neri e vedete hanno, diciamo, le bande molto sottili, sono proprio il sandalo, diciamo, che si usa adesso, con la punta un pochino quadrata. Il tacco c'è ma non è assolutamente alto, quindi anche per tutti i giorni vanno benissimo, e questi qua li ho pagati 12 euro. Questi sandali li ho adorati, c'erano anche, se non sbaglio, color beige,
c'erano color giallo pastello, erano bellissimi, ma purtroppo non c'era il mio numero, quindi da Primark purtroppo il problema è un pochino questo, che a volte non si trovano le taglie, non si trovano i numeri, però mi sono accontentata del nero. Nel reparto beauty di Primark ho comprato invece questi due set. Allora, uno è per idratare le labbra e dentro ci sono delle gocce idratanti e prima uno, penso sia una penna. Sì, non so come funziona, lo dovrei aprire, però comunque questo ha la funzione di scrub, quindi prima si passa lo scrub e poi queste gocce idratanti. Invece questo qua dovrebbe essere un set per labbra sempre rimpolpante, però qui leggo che c'è sempre uno stick che ha la funzione di esfoliare le labbra e poi un lip gloss che invece va proprio a rimpolparle. Diciamo che io i prodotti beauty di Primark li ho utilizzati, li ho già utilizzati e devo dire mi sono sempre trovata bene. Nel reparto beauty sempre anche non possono mancare, questo è il mio acquisto must di Primark, le lime per le unghie. Questo qua mi piace tantissimo perché sono quattro lime più un portalima. Questo qui, dove vedete la lima tutta colorata, in realtà è dentro proprio un portalime e li ho pagati 1,50 euro. Funzionano benissimo, non spaccano le unghie, mi piacciono un sacco. Poi ovviamente c'è anche il reparto occhiali, ragazzi, e quindi mi sono comprata questi bellissimi occhiali da sole che sembrano un modello Celine. Vedete, sono un po' squadrati, un po' a gatto, però squadrati, e li ho pagati 3 euro, quindi per andare sulla spiaggia questi vanno benissimo, se si distruggono non ha importanza per me. Poi, da Primark, purtroppo, ci sono le cose di Harry Potter, e io, come molte di voi, amo Harry Potter, e se non amate Harry Potter, che problemi avete, ragazzi? E comunque lì ci sono un sacco di cosine di Harry Potter, dalle magliette ai pigiami, al set col di lenzuola, ma questi li ho già comprati in altri Primark. Quindi questa volta ho comprato questa bustina trasparente con tutti ovviamente i personaggi di Harry Potter, che però al suo interno ha questo quadernino con scritto Girls Can Do Anything, con Hermione, Ginny e Luna. Parliamone di quanto è carino, un quadernino bianco, semplicissimo. E poi dentro ci sono i post-it, due matite, un temperino ovviamente per le matite, un righello, che carine, e le gommine, guardate che meraviglia, non le userò mai, rimarranno lì per sempre. E ovviamente poi c'è la bustina, questa immagino che la userò tipo quest'estate per scendere in spiaggia, ci metto dentro un pochino di cose. E poi ho comprato questo fantastico quaderno, fatto così con gli anelli, vedete? Mi piaceva troppo perché qua ci sono fissi tutti i personaggi, perché il quaderno dentro, vedete, ha le sezioni, tipo questa è la sezione di Hermione. C'è la sua copertina con il suo segnalibro proprio attaccato. Mi piaceva troppo il quaderno a righe e l'ho pagato 3,50 euro. Diciamo, momenti, queste sono le cose che costano di più. Poi, sempre nel reparto, guardate, cose inutili da comprare. Da Primark, purtroppo, qui, cioè, diventano problemi. Allora, ho comprato, vediamo, partiamo da questi orecchini. Vedete, sono un po' quelli che vanno di moda adesso con tutte le perline colorate, la conchiglia e sono appunto pendenti. Mi piacevano un sacco e 4 paia a 4 euro. Guardate che carini. Poi ho preso, vabbè, pinzette per i capelli, tipo quando uno si fa lo chignon e vuole quelle pinzette che si devono infilare dentro lo chignon per tenerlo fermo, eccole qui. E queste le ho pagate 1,50 euro. Poi ho preso pinzette semplicissime per tutti i giorni,
da mettere in casa o per tenere i capelli. Queste qua sono 8, le ho pagate 1,50 euro, c'erano anche nere volendo. E poi ho preso anche questi braccialettini, sempre perché vanno di moda, cioè il periodo di queste robe qua, vedete, l'ho comprato soprattutto perché c'era questo braccialetto con le, cioè con le scritte sui cubi che mi piaceva. In realtà nel set, in questo set era compreso anche questo con la scritta Love, che però ho già indossato. E poi appunto ci sono tutti questi altri braccialetti colorati, quindi insomma per l'estate vanno benissimo. Poi ho comprato, eccone qua, tutti e due, questi qua che sono dei proteggi cavi. Vedete? Praticamente questo animaletto, questo è un coniglietto, questo è un delfino con l'unicorno. Come si può pensare a un delfino con l'unicorno? Vabbè, comunque vanno messi praticamente, qui ho un cavo, vedete, in questa estremità, in modo tale da evitare che il cavo in questa posizione si possa spaccare a questa estremità qui. E l'ho trovata una cosa funzionale. Ora io non so se effettivamente svolgono il loro lavoro, però ho detto proviamo, e li ho pagati 2 euro l'uno. Poi, sempre nel reparto accessori, muoio dentro la busta di Primark, ho comprato, allora, questo anellino che mi piaceva tantissimo, vedete, tutto sverluccicante, e l'ho pagato, semplicissimo tra l'altro, l'ho pagato 2 euro. Fate attenzione quando comprate gli anelli da Primark, perché vedete hanno la misura, questa per esempio è una small, quindi non prendeteli a caso, controllate sempre che vi siano. Poi ho preso quest'altro smaltino, che è come quello che vi ho fatto vedere prima rosa, questo invece è giallo, sempre color pastello, è sempre una mini size, e l'ho pagato sempre 1 euro. Poi ho comprato questo burro cacao all'avocado, sono veramente curiosa di provarlo, è un burro cacao semplicissimo, e questo l'ho pagato 2 euro, ma c'era tutti i gusti, anguria, melone, ciliegia, tutti i tipi. E poi ho preso queste pinzettine qua, sempre per i capelli, che sono quelle pinzette tipo, non so se andate su Instagram, tutte insomma queste ragazze che fanno tutorial di trucco, si mettono qui prima di truccarsi per tenere i capelli, e sono le vecchie pinzette, quelle tipo solo in metallo, che tra l'altro a me facevano proprio schifo, cioè non le ho mai utilizzate, non mi piacevano né a vedersi né a indossarsi, invece adesso le hanno rimodernate e sono fatte in questo modo, vedete, sono di tutti i colori. Tra l'altro io avevo visto che le vendeva Amazon, ma a prezzi troppo alti, quindi ho detto no, anche no. Invece queste qui, 4, costano 2 euro, quindi mi sono tolta lo sfizio. Da Primark c'è anche la sezione casa, e quindi ho comprato le lucine per interni, vedete queste qua che tengono poi le Polaroid. Io ho tutte le Polaroid sopra appese nel mio studio, quindi volevo fare quel motivo che sicuramente voi non avete mai visto, tipo su Pinterest credo ci siano 8000 foto fatte così, cioè di muri con le Polaroid attaccate e le lucine da interno, e quindi ovviamente io che non amo la moda voglio fare lo stesso. Ultima cosa di Primark, ho preso il set di pennelli per Smokey Eye. Allora, io i pennelli di Primark li conosco, li utilizzo già, non sono niente male, quindi ho deciso di prendere proprio il set, e questo qui l'ho pagato 4,50 euro. Ora passiamo ad H&M, perché ieri sono passata proprio davanti a H&M e ho visto che c'erano i saldi. Allora, cose interessanti su H&M. Allora, innanzitutto ho scoperto, ragazzi e ragazze, che H&M in negozio fa un certo tipo di promozioni che non per forza corrispondono alle promozioni sul sito. Quindi se proprio volete fare economia dovete andare in negozio a vedere che cosa c'è in saldo e poi sul sito a vedere che cosa c'è in saldo e comprare ovviamente in base al prezzo più basso. Lo so, è una cosa complicata, però a onor del vero ve lo devo dire. Allora, lì ho preso questa magliettina nera, semplicissima, con la manichina trasparente, insomma, quelle che vanno di moda adesso, un po' a sbuffo, un po' a palloncino. Questo ho preso una S, in realtà secondo me mi sta un pochino grande, però l'ho pagata da 9,99 euro, 6,99 euro.
Poi ho preso questa camicetta, mi piaceva tantissimo, mi piacciono questi colli così, non si era capito. Questa qui è bianca, semplicissima anche questa, e questa qui però l'ho pagata 14,99 euro. Ma perché? Perché in negozio non era in promozione, mentre sul sito ho visto che è in promozione a 10,99 euro. Però l'ho comprata lo stesso, ho detto vabbè. E poi ho preso invece questa felpina rosa con la manica palloncino, anche questa 100 cotone, ci tengo sempre a precisare che le cose che prendo hanno tessuti buoni. Questa qui costava 14,99 euro e l'ho pagata 6,99 euro. Semplicissima, rosa, che poi io non so se rosa mi sta bene. Che ne dite? Ditemelo nei commenti, perché magari no. E invece infine ho qui tutta una serie di cosine che invece ho comprato in alcuni negozi di Torino. Allora, io diciamo quando vado a Torino compro sempre in due negozi. Allora, uno è a Venaria Reale, quindi in provincia di Torino, e si chiama Viola. E questo negozio vende diciamo un sacco di marche tipo Contatto, Imperial, King Kong. E volevo farvi vedere appunto le cosine che ho preso lì. Allora, innanzitutto ho preso questa casacchina senza maniche, molto semplice. Queste rimangono sempre un po' più larghe, diciamo, nella parte inferiore, con i bottoncini dietro. Non so se riuscite a vederli perché sono proprio sul quadretto nero, comunque qua c'è il bottone. E questa qui è di Anais Collection e mi pare di averla pagata sui 29 euro. Poi ho preso invece questo vestitino che adoro. Questo qui è di Contatto, ha quadrettini bianchi e viola con le maniche un pochino appunto che rimangono a campana, però sono a tre quarti, non troppo lungo, ma rimane molto semplice nella parte inferiore, invece nella parte superiore è tutto arricciato. Allora, io non ero tanto fan delle, cioè non sono tanto fan delle spalle scoperte di queste arricciature. Perché ho le spalle piccole, ho sempre paura, infatti per esempio qua devo sempre tirare su, ho sempre paura che mi cadino i vestiti, non mi piace insomma l'effetto che dà la maglia senza spalline. Invece questo qui devo dire che rimane super stretto, quindi tiene bene, e questo qui però l'ho pagato un po' di più, mi pare sui 69 euro, non ne sono sicura, comunque o lo comprate da Viola a Venaria Reale oppure sul sito di Contatto. Sempre da Viola ho preso questo fantastico completino, anche qui è una canottina tutta arricciata con le bretelline, come simile a quella di Primark, potremmo dire che è un dupe, però questa qui è di Vicolo e ha incordinato la sua gonnellina. Questo qui tra l'altro era il completino che aveva messo Chiara Ferragni per Vicolo, e questo qui l'ho pagato un po' di più, ragazzi, non mi ricordo il prezzo, però diciamo non siamo nella fascia economica. Poi ho preso sempre da Viola un jeans di Please. I jeans di Please mi piacciono tantissimo, anche questi sono 100 cotone, questo qui ha solo le tasche, diciamo, taglio uomo. Le taschine dietro semplicissime, sono a vita normale, quindi non a vita alta. Tanto nei miei haul ci sarà sempre un jeans, c'è niente da fare. Invece, nell'altro negozio di cui vi parlavo, dove vado a comprare sempre a Torino, è il negozio della Dea, si chiama La Dea ed è il reparto donna, è in via Lagrange, in via Lagrange a Torino. Purtroppo è un marchio secondo me bellissimo, nel senso che anche la Dea è un rivenditore di, mi pare, King Kong, di Contatto e di marche così, però poi ha proprio una sua linea che si chiama la Dea. E questo vestitino finalmente farò un try on haul. Questo vestitino qui l'ho comprato alla Dea, vedete, è semplicissimo, rimane anche abbastanza cortino, però sopra il ginocchio, cioè non fortissimo. E questo qui diciamo in un marrone tipo tabacco, però l'ho comprato anche bianco, vedete, sempre col collo a V, le manichine sono 100 cotone, sono freschissimi, e l'ho comprato anche beige, quindi un colore più chiaro di questo che però non ho qui. Poi ho preso sempre alla Dea questi pantaloncini. Sempre a vita alta, sempre cinturina, sempre tasconi come quelli di Primark,
però questi qui sono appunto della Dea. Allora, i vestitini mi pare siano già in saldo e costano intorno ai 30 euro e idem questi pantaloncini qua. Vedete, sono proprio un dupe di quelli di Primark. Cioè, fatemi prendere quelli di Primark. Cioè, differenza minima. Diciamo che cambia abbastanza il tessuto, questo è un tessuto un po' più resistente, c'è un cotone sicuramente un po' più pregiato rispetto a quello di Primark. E poi ho comprato queste due giacchine, cioè io questa me la provo e ve la faccio vedere indossata. Vedete, sono delle giacchine proprio piccolissime, devono stare strette, questa è una S. Vedete, non ci sono i bottoni, rimangono cortine, la manichina giusta giusta, questa bianca non, ovviamente non si deve chiudere, rimane, è una giacca, non è un blazer, quindi sicuramente è una giacca, però senza bottoni, può essere usata anche proprio come capospalla, così, molto semplice. Questa invece è sul rosa, in realtà in camera sembra un rosa, non lo so, più spento rispetto al reale colore, e sono perfette queste giacchine se per esempio dovete lavorare oppure uscire la sera e non sapete insomma cosa mettermi un pochino di elegante, queste sono assolutamente perfette. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, a me i video mi piacciono sempre, quindi se mi guardate vi mando un bacione e sicuramente grazie amiche mie commentate il video, perché questo video l'ho fatto soprattutto per voi. Io vi mando un bacione e se tutto va bene ci vediamo presto in un nuovo video. Si dice così? Vabbè, diventerò prima o poi una youtuber professionista, ve lo prometto. Un bacione!